Per i lavoratori della Biblioteca Albino di Campobasso, una piccola boccata di ossigeno, la Giunta regionale ha approvato il contributo per gli interventi necessari. In arrivo oltre 5 milioni di euro per la cura, l'assistenza e il sostegno agli anziani e ai malati gravi, fondi di Regione e Ministero della Salute. Domiciliari per l'albanese beccato con 4 kg di marijuana in macchina, è stato fermato a Bari di rientro dal suo paese di origine. Si chiama Caronte il progetto che raccoglie le fotografie esposte all'Università degli Studi del Molise, la mostra organizzata da Aratro. Buon pomeriggio e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TLT Molise. Con l'approvazione della delibera della Giunta regionale numero 40 relativa a un contributo alla provincia di Campobasso nell'ambito degli interventi per le politiche culturali, potrebbero risolversi i problemi lavorativi degli addetti ai servizi della Biblioteca Albino di Campobasso. Si ricorda che la delibera era stata ispirata da tali problematiche ed era frutto dell'impegno del presidente Frattura a concedere 40.000 euro alla provincia in sintonia con il presidente De Matteis, che avrebbe a sua volta messo a disposizione altri 50.000 euro per ricollocare in produzione le cooperative bibliotecarie estromesse dall'Albino. La riforma della pubblica amministrazione al centro di una riflessione complessiva della funzione pubblica CGIL in vista delle imminenti elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie all'interno dei vari settori del comparto. Questa mattina in CGIL a Campobasso si è parlato anche della sanità pubblica, con chiari riferimenti al Molise, ma soprattutto è stata una riflessione complessiva sullo stato dell'intero comparto dell'amministrazione pubblica in riferimento al disegno di legge di riforma appunto del pubblico impiego. Uno dei limiti più grandi della riforma della pubblica amministrazione è esattamente questo. Non c'è nel disegno di legge Madia nessun riferimento ai servizi e in particolar modo non c'è nessun principio di riforma del sistema sanitario nazionale. Il sistema sanitario nazionale e quelli regionali, e il Molise ne è un plastico esempio purtroppo, hanno bisogno di un intervento massiccio, di riorganizzazione, di rifinanziamento, di rideterminazione di un sistema di regole. Tutto quello che la riforma della pubblica amministrazione non fa. Il livello di ascolto delle fasi governative purtroppo per noi, purtroppo per il lavoro e purtroppo per il Paese è ancora molto molto inadeguato. La mobilitazione ovviamente continua, la nostra organizzazione è mobilitata ormai da mesi in via perenne e uno dei punti principali della nostra mobilitazione è esattamente la riforma del servizio sanitario e soprattutto il rifinanziamento dopo anni e anni di crisi, di tagli alla sanità e di regole applicate in maniera sbagliata. Rimettere in moto l'economia sanitaria significa rimettere in moto l'economia del Paese. Basti pensare che per un euro investito in sanità si producono 5 euro di ricchezza nel prodotto interno lordo. Basterebbe questo dato per far capire al governo Renzi e ai governatori regionali che non si può continuare a sostenere un sistema sanitario che non garantisce le prestazioni, non assicura i LEA e soprattutto non dà la garanzia di uniformità sul territorio nazionale. È stata anche l'occasione per ricordare l'appuntamento al voto del 3, 4 e 5 marzo, appellandosi alla più diffusa partecipazione per individuare i rappresentanti unitari sindacali che opereranno a tutela dei dipendenti nei vari settori del comparto del pubblico impiego e della scuola. Cura, assistenza sanitaria e sostegno agli anziani e malati gravi, in arrivo somme complessive pari a 5.600.000 euro dalla Regione e dal Ministero della Salute. Sono 3 milioni di euro stanziati dalla Giunta regionale per l'assistenza tutelare di base, suddivisi tra i 7 ambiti territoriali di zona, un sostegno per gli anziani che hanno patologie gravi e difficoltà di carattere sanitario, certificate dalle unità di valutazione multidisciplinare. Il servizio andrà ad integrarsi con le prestazioni sanitarie di competenza dell'ASREM. I malati affetti da patologie neurodegenerative e da Alzheimer potranno avere assistenza attraverso interventi volti alla cura e all'igiene personale della casa, tutela sociale, contrasto alla solitudine, con l'obiettivo di far permanere il paziente nel proprio domicilio con un evidente beneficio per l'utente stesso e per i suoi familiari.
Intanto, sempre in tema di sanità, per i servizi alle persone malate non autosufficienti, il Ministero della Salute ha aumentato i fondi a disposizione del Molise, passando da 1.800.000 a 2.600.000 euro, un incremento del 25% rispetto ai dati del 2013. 800.000 euro in più che potranno garantire assistenza continua 24 ore su 24 anche per i malati gravi e i pazienti affetti dalla SLA. Cifra con la quale il sistema sanitario pubblico della sede di Via Petrella potrà implementare già da quest'anno il servizio erogato, innalzando al tempo stesso lo standard delle prestazioni socioassistenziali offerte ai non autosufficienti. Le somme complessive in questo modo potranno inoltre garantire occupazione certa per tutto il personale medico infermieristico impegnato nel campo dell'assistenza e della riabilitazione. Una discarica a cielo aperto dovuta al disservizio nel ritiro delle reti da pesca dismesse a porre l'attenzione sulla questione attraverso una interrogazione al sindaco e consiglieri comunali di Termoli Paolo Marinucci e Daniele Paradisi. Entrambi chiedono se la convenzione stipulata tra la ditta specializzata e l'assessorato ai lavori pubblici e infrastrutture della Regione Molise è ancora in essere e quali siano i termini di scadenza, se è ancora vigente il motivo per il quale le reti da pesca sono moltiplicate in quanto non avvengono i ritiri, se è ancora vigente, quali sono le convenzioni, i giorni mensili destinati al ritiro e cosa intende fare l'amministrazione per risolvere la questione data la pericolosità del sito e visti anche i precedenti. Gli esponenti molisani della nuova Lega Nord confermano l'arrivo del politico Matteo Salvini in regione nelle prossime settimane. Buono il riscontro delle adesioni al partito nelle realtà del Meridione, come ci conferma Luigi Mazzuto al microfono di Cesidio delle Donne. Luigi Mazzuto, già presidente della provincia di Isernia, coordinatore regionale della Lega Nord. Allora, Salvini scende al sud. Ma Salvini già è sceso al sud con le elezioni europee, dove ha riportato un risultato impensabile prima, insomma, oltre 100.000 voti solo nelle regioni meridionali e le europee, ha significato veramente un momento di riflessione che è stato messo in atto da Salvini e quindi dai giovani della nuova Lega, insomma. Per cui noi stiamo già operando con il progetto Noi con Salvini per affiancare anche quello che sarà il discorso della Lega Nord per quanto riguarda il settentrione d'Italia e stiamo lavorando sul territorio. Insomma, Salvini è uno che in questo momento interpreta al meglio tutte le esigenze della società, nel bene e nel male, e per cui c'è un seguito insperabile fino a qualche mese fa. Come ci si muove sulla nostra provincia, sulla regione? Io, se devo esprimere il mio giudizio, invece, per quel lavoro che stiamo facendo e che sto facendo in questa regione, è un giudizio nettamente positivo. Ho iniziato ad incontrare i cittadini sul territorio, quindi piano piano stiamo lavorando e stiamo preparando il terreno anche alla venuta di Salvini in questa regione, perché ha preparato un calendario per visitare tutte le regioni del Meridione, quindi verrà anche nel Molise. Io mi sono rimesso in discussione, ho partecipato a Roma alla riunione di presentazione, all'incontro di presentazione nella sala transatlantico di Montecitorio del simbolo Noi con Salvini, per cui è la nuova proposta anche per il Sud, per cui i selfie oggi sono all'ordine del giorno, diciamo che come il mio ce ne sono stati tanti altri. Il comune di Isernia ha impegnato 19.000 euro da destinare alla diocesi dell'area Pentra per interventi di potenziamento delle iniziative di offerta sociale e culturale sul territorio cittadino. L'impegno di spesa segue l'atto di preintesa sottoscritto il 30 aprile 2014 che rimette ad una successiva stipulazione tra le parti la definizione degli interventi specifici. E passiamo alla cronaca. Fermato a Bari, finisce ai domiciliari l'albanese beccato con 4 kg di marijuana in auto. L'operazione della Guardia di Finanza di Campobasso in collaborazione con i colleghi pugliesi.
Arresti domiciliari per un cittadino albanese residente a San Martino in Pensilis, già manettato a Bari lo scorso maggio nell'ambito di alcuni controlli antidroga effettuati dai finanzieri del GICO di Campobasso. Nella circostanza l'uomo era stato sorpreso a Termoli alla guida di un'auto di grossa cilindrata mentre con un suo connazionale trasportava un ingente carico di stupefacenti. Da subito entrambi avevano mostrato evidenti segni di nervosismo ed agitazione, tali da indurre gli uomini delle Fiamme Gialle ad approfondire l'ispezione dell'autovettura. Sul sedile posteriore del mezzo abilmente occultato vi era un sacco contenente 4 kg di marijuana, dunque l'arresto in flagranza del reato di traffico di sostanze stupefacenti ed il trasferimento nella casa circondariale di Larino a disposizione dell'autorità giudiziaria frentana, sotto sequestro la droga destinata allo spaccio sulle piazze molisane. Intanto, nelle more della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, nel frattempo adita dai difensori dell'albanese, quest'ultimo lasciava il territorio nazionale. Lo scorso dicembre il pronunciamento definitivo che ha di fatto reso irrevocabile la misura cautelare pendente in capo allo straniero. Il giovane è stato quindi fermato alla frontiera marittima di Bari di rientro dal suo paese d'origine, ove si era rifugiato, venendo così sottoposto ai domiciliari in un paese del Basso Molise. Dal 2013 ad oggi sono stati circa 500 gli interventi operativi condotti in materia di repressione dei traffici illeciti di stupefacenti nell'intera provincia di Campobasso, con il coinvolgimento a vario titolo di oltre 600 persone, di cui 200 denunciate alla magistratura e 22 arrestate. Le attività hanno permesso il sequestro di circa 2 tonnellate tra hashish e marijuana, oltre ad 1 chilo di cocaina, 200 grammi di altre sostanze e numerose piantine. Ancora una mostra fotografica organizzata da Aratro, l'archivio delle arti elettroniche dell'Unimol, nella sala del secondo edificio polifunzionale a Campobasso. Protagonista Alfonso Recia e le foto raccolte nel progetto denominato Caronte. Aratro è l'archivio delle arti elettroniche dell'Università degli Studi del Molise, in effetti anche un laboratorio per l'arte contemporanea. Nei suoi ambiti di intervento organizza allestimenti artistici di notevole importanza culturale. Questa volta a cura di Lorenzo Canova e Pier Nicola Maria Di Iorio, nello spazio apposito del secondo edificio polifunzionale di Via De Sanctis a Campobasso, da ieri e fino al 10 marzo è disponibile la mostra fotografica di Alfonso Recia dal titolo emblematico di Caronte, per una sua specificità di rappresentare del degrado di uomini e luoghi nella sintonia essenziale del bianco e nero, coniugando alcuni spazi del profondo inferno dei giorni nostri. Nasce dal fatto che Caronte mi serviva proprio come posso dire, mi descriveva mentre io facevo le foto, nel senso, e soprattutto successivamente mi avrebbe descritto, perché Caronte sono io in questo caso, perché traghetto le persone, gli spettatori, coloro che guardano in posti che normalmente non sono, non hanno l'attenzione delle persone, un poco perché fanno paura, per cui è una sorta di inferno in terra, e in questo caso sono io, Caronte, appunto, che traghetto le persone in questi posti e do adito alle persone di conoscere anche cose che non conoscono in generale. Il bianco e nero dipende dal fatto che io sono nato con la fotografia analogica e scattavo proprio con i rullini in bianco e nero. E da questo me lo sono portato appresso anche con il digitale, perché è un misto fra digitale ed analogico in questo caso. Ci sono opere in analogico e opere in digitale. Il bianco e nero però mi serviva per dare un senso di drammatico ancora superiore a quello che forse è nella realtà, perché ci sono ombre e ci sono luci, è proprio quello che mi serve a me far vedere, sia le ombre che le luci. Ci sono ombre, ma ci sono anche delle luci. La luce è la speranza che questi posti non ci siano più o che rinascono ad altra vita, una vita ovviamente migliore. L'Associazione Molisana delle Imprese e dei Servizi ha organizzato a Tirana, in Albania, un meeting con alcune imprese del territorio che vogliono ampliare i propri orizzonti proponendosi a nuovi mercati, soprattutto quelli balcani. L'incontro è stato possibile grazie all'accordo di cooperazione che l'AMIES ha stipulato con la Confindustria albanese, nell'obiettivo principale di un dialogo proficuo con l'Agenzia per lo Sviluppo AIDA, che ha fornito ai dirigenti aziendali molisani le informazioni e i suggerimenti necessari agli eventuali loro investimenti nel territorio albanese. E passiamo ora alle previsioni del tempo.
Tempo stabile e soleggiato oggi sul Molise, dalla sera cielo stellato sulle due province. Le temperature odierne sono comprese tra la minima di 2 gradi su Campobasso fino alla massima di 11 a Termoli. Ventilazione debole variabile, poco mosso il medio adriatico, lieve nuvolosità al primo mattino di domani sulla regione. Valori climatici in leggero aumento, i venti si disporranno meridionali. Duro provvedimento del questore di Campobasso nei confronti di 5 tifosi termolesi dopo i fatti di violenza dello scorso 8 febbraio allo stadio Cannarsa, dovranno restare senza calcio per 2 anni. Dovranno restare per 2 anni senza calcio i 5 tifosi termolesi che si sono visti notificare un provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive emesso dal questore di Campobasso Raffaele Pagano. Una decisione dura ma necessaria a seguito degli atti di violenza che si sono verificati allo stadio Cannarsa dopo la partita Termoli-Maceratese lo scorso 8 febbraio. Nella circostanza 50 tifosi posero in essere una violenta contestazione nei confronti della società calcistica. Gli ultras accesero e lanciarono alcuni fumogeni e petardi verso le forze dell'ordine schierate a tutela degli ospiti e delle persone presenti all'interno dell'impianto. Poi il tentativo di entrare in contatto con la tifoseria maceratese reso vano sempre grazie agli agenti impegnati nel disperdere i tifosi violenti. L'intensa attività di indagine condotta anche in collaborazione con il commissariato di Termoli di Carabinieri di Campobasso ha portato a risalire agli autori degli incidenti, tutti residenti nella cittadina adriatica. I 5 tifosi non potranno ora neanche sostare nei luoghi circostanti lo stadio e nelle aree di transito di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni sportive della compagine termolese. Sono inoltre in corso ulteriori attività di indagini per individuare gli altri ultras coinvolti negli incidenti. Nella speciale classifica marcatori della Serie D Girone F continua a son di reti il cammino del bomber Amodeo della Civitanovese. Per l'attaccante marchigiano le reti sono 17, ad 11 Ferri Marini della Maceratese, Miani del Campobasso e fermo a quota 10, 7 per il compagno di reparto di Gennaro. In eccellenza a 20 reti la coppia napoletano dello Sporting Matese e contestabile del Vasto Girardi, a quota 18 Panico dell'Isernia e Patriciello del Benafro. Al palazzetto dell'Università a Campobasso lunedì 23 si svolgeranno gli allenamenti di pallacanestro inseriti nel programma della Giornata Azzurra, un evento che coinvolgerà i giovani cestisti molisani nati nel 2001 in preparazione del Trofeo delle Regioni. La manifestazione sportiva si svolgerà nel Lazio agli inizi del mese di aprile. E con questa notizia si chiude il nostro telegiornale, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.